Gianluca Anastasi, figlio di Pietro, oggi è la giornata sicuramente più lunga per lei. Comincerei dal ricordo di suo padre. Che papà era Pietro Anastasi? Era un grande papà, affettuoso, non ci ha mai fatto mancare niente, buono. Era il nostro eroe, il nostro campione, era l'orgoglio della nostra famiglia. Soprattutto magari quando andavo a Torino con lui a vedere la nostra amata Juventus, quando si fermavano ancora a chiedergli autografo, quando gli chiedevano foto, era sempre una cosa bella, anche se lo sa, era un'abitudine per noi che comunque da quando siamo piccini vediamo queste cose. Però vedere sempre che dopo 30 anni, 40 anni che ha smesso di giocare c'era ancora tutto questo effetto, per me era sempre un'emozione forte. È stato più forte suo padre di un tumore, ma anche lui, come altri atleti, è caduto sulla SLA. Lei ha pensato a questa coincidenza in questi giorni? Sono 2 anni e mezzo che ci penso, ma purtroppo questa malattia non si riesce a capire perché viene, non si riesce a capire come guarire, non c'è una cura. Quindi nel momento in cui abbiamo capito che era quella brutta bestia, ci siamo messi il cuore in pace, sapendo come sarebbe andato a finire tutto. A lui l'abbiamo lasciato nascosto per la maggior parte del tempo. Ha saputo che era la SLA circa, adesso non mi ricordo bene quei tempi, circa 5 mesi fa. Come ha reagito? Allora, lui era già demoralizzato perché vedeva che col passare del tempo il suo fisico non rispondeva più, i suoi muscoli diminuivano, non riusciva più a camminare, chiaramente non riusciva più a fare quasi niente. E ogni settimana peggiorava, quindi comunque anche se non sapeva con esattezza che era la SLA, sapeva qual era, sarebbe stata la sua fine, insomma, purtroppo. E di lì la decisione di ricorrere alla sedazione profonda? Sì, allora... Parlando con mia mamma, mio papà gli aveva sempre detto che avrebbe fatto questa scelta prima o poi. Giovedì sera, quando ha deciso, è stato un bel colpo anche con noi, una sorpresa anche per noi, insomma. Ha parlato con i medici, si vede che i medici gli hanno dato l'ok, hanno visto che la situazione era ormai critica, gli hanno dato l'ok, allora lui ha deciso giovedì sera di... Sono sempre temi anche, se vogliamo, controversi. È stata una decisione, pur nella sofferenza di libertà, quella di suo padre? Certo, l'ha fatto perché... Diciamo che l'ha fatto anche come segno verso la nostra famiglia, vedeva che stavamo tutti male, vedeva mia mamma che soffriva, poi comunque anche fisicamente stare dietro a una persona malata così è pesante. Mio papà si vede che vedeva mia mamma soffrire, stare male, e ha fatto questa scelta anche per questo, per lui perché non ce la faceva più andare avanti così, e poi anche ha pensato anche ai familiari. Era d'accordo lei con la decisione di suo padre? Sì, se l'avrei fatto anche la stessa cosa. Comunque è stato molto coraggioso, perché anche prenderla, è facile dirlo, ma poi quando si è lì che devi prenderla al momento e si dice ok, bisogna avere veramente tanto coraggio, tanto coraggio. Adesso ha smesso di soffrire. Adesso ha smesso di soffrire, sì.